Bentornati a Basket Time. Questa è la parentesi tutta dedicata alla Serie A e in Serie A naturalmente, anche se la stagione sportiva di Avellino è finita una settimana fa con l'eliminazione in quel quarto di finale contro Milano. Avellino stava per fare davvero il gran colpo, poi ci è riuscita Sassari battendo 3-0 Milano in semifinale, conquistando poi la finale. Però Leo, tu mi insegni. Il basket, anche quando non si gioca sempre. Sì, si gioca sempre, è chiaro che man mano che la stagione chiude per le società si entra poi nella fase di mercato, una prima fase magari di studio, c'è già chi ha le idee molto chiare, c'è chi deve rifondare, chi deve ricostruire, chi deve rinforzarsi e quindi è chiaro che mentre siamo pronti a vivere la finale scudetto, adesso aspettiamo chi sarà la seconda finalista tra Cremona e Venezia, è chiaro che c'è chi già si muove sul mercato per farsi trovare pronto l'anno prossimo. Quella di Avellino l'abbiamo raccontata quest'anno dagli schermi di Basket Time. Abbiamo parlato di una stagione davvero molto particolare, partita davvero con grandi proclami, con l'acquisto di Cole che doveva essere davvero quell'acquisto che poteva magari dare una serie a contender a Milano. Poi dopo ci sono stati alcuni problemi, poi dopo Avellino è riuscita ad acciuffare proprio sul rush finale la griglia playoff. Davvero è stata una stagione incredibile. Chi segue Avellino sicuramente non si è annoiato. E per parlare di Avellino, sono davvero contento di avere in diretta telefonica qui a Basket Time Nicola Alberani, che è un po' il factotum lì in società. Ciao Nicola, come va? Ciao, buonasera a tutti. Va bene, va bene. Diciamo che è stata un'annata sicuramente con tante emozioni, alcune di un certo tipo che avremmo magari voluto evitare, però tutto sommato per come si era messa e per il tipo di difficoltà e la quantità di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, non possiamo essere che non soddisfatti. Leo. Tra l'altro, Nicola, al di là degli alti e bassi, della sfortuna, degli infortuni che vi hanno, diciamo, privato di giocatori chiave nei momenti più importanti della stagione, questo playoff con Milano, però, al netto del risultato finale, ha restituito un po' a questa squadra il tributo del pubblico, no? Avete dato dei segnali importanti, non avete mollato fino alla fine. I due sold out del Pala del Mauro, secondo me, parlano chiaro, sono comunque di conforto, no? Sì, assolutamente, infatti sono stati dei playoff educativi per noi perché poi qui la gente chiede niente altro che sia sudare la maglia, onorarla e lottare, ed è quello che questa squadra ha fatto. E la cosa paradossale è che forse nei miei 4 anni qui questa squadra è quella che ha ricevuto il saluto dal pubblico nel giorno in cui ci andiamo a commiatare il nostro pubblico al palazzetto prima di andare a fare la cena sociale di chiusura, il più grosso bagno di folla degli ultimi 4 anni. È un po' strano perché si respirava un po' di delusione, poi invece vedere che questi ragazzi hanno comunque gettato il cuore oltre l'ostacolo, si sono impegnati, la gente si è sentita rappresentata da questa squadra ed è una cosa che ci fa un sacco piacere. Senti, Nicola, il tuo percorso professionale, almeno in questa stagione, è particolare. E io, anche che mi divido tra calcio e basket, mi ha subito incuriosito quando il presidente De Cesare, una volta che prende anche la squadra di calcio, ha affidato a te, diciamo, il compito di formarla e di farla. E poi è stata una cosa incredibile. Proprio ieri avete vinto lo scudetto di categoria, avete conquistato anche la promozione. E allora la mia domanda è: ma come hai fatto? Cioè, quando te l'ha anche proposto e ad accettato? Cioè, tu in realtà volevi dire, ma perché non cambi sport? Ti viene meglio quell'altro, però rispondo a come hai chiesto. No, in realtà è molto semplice perché si trattava di costituire un ambiente lavorativo da zero, prendendo tante brave persone serie e motivate. Alcune erano già in società, le abbiamo ereditate volentieri, abbiamo scelto di ereditarle, altre invece le ho cooptate perché le conoscevo. Poi diciamo che il direttore Musa, ho fatto un po' di scouting tra i profili che potevano andare più o meno bene, e il mix è stato buono. Soprattutto la cosa che mi inorgoglisce è il fatto che il gruppo di lavoro sia stata la vera forza di questo Avellino, perché non siamo partiti, diciamo, in maniera facile, era tardi, non avevamo questo budget incredibile per uccidere, anche perché poi non c'erano neanche i giocatori più da comprare, e nei momenti difficili, infatti, avere avuto un ufficio forte, una squadra invisibile, consistente, ha fatto sì che non ci demoralizzassimo e credessimo sempre di potercela fare. Quindi non abbiamo mai mollato e
e sono molto contento perché la missione l'abbiamo raggiunta. Questa cosa la dico io, non te la faccio dire a te, perché noi del basket siamo più bravi per questo. Diciamo che abbiamo più apertura mentale, siamo, queste sfide non ci spaventano, è stata una cosa molto stimolante dal punto di vista professionale. Senti Nicola, qualcuno si è spaventato all'inizio e si è rispaventato ora, sai, quando c'è stata l'acquisizione del calcio da parte di Gianandrea De Cesare, qualche tifoso ha avuto paura che questo potesse ridimensionare un po' l'impegno della proprietà per la pallacanestro. Anche ora con la promozione in Serie C c'è qualche tifoso, abbiamo avuto anche qualche messaggio, tifosi preoccupati perché dicono adesso la Serie C costerà di più e magari il basket sarà ridimensionato. Mi pare, sentendo i primi nomi o comunque sentendovi al lavoro sul mercato, che questo ridimensionamento in realtà non ci sarà. Diciamo che ci sarà un cambio di rotta, non è un discorso di ridimensionamento. Proprio allacciandoci ai primi discorsi che abbiamo fatto durante questa telefonata, la gente ci chiede di lottare. Noi abbiamo avuto il miglior riscontro di pubblico in questi 4 anni mettendo il sangue in campo, quindi ci sarà una squadra che lotterà di più delle precedenti, questo lo posso garantire. Poi il discorso del budget sarà una conseguente, ma non è che il calcio, cioè, se si spenderà di meno sarà una conseguenza di questo ragionamento, ma non si deve pensare che si spende più per la Serie C e quindi la tasca è sempre quella. No, sono due realtà diverse, ognuna ha le sue esigenze, però io penso che Avellino, la Scandone debbano avere un DNA di maggior lotta, e il modo in cui Avellino può vincere può essere solo la lotta, perché noi non siamo Milano, non siamo Bologna, non siamo Venezia, non siamo città un pochino più fashion, quindi la nostra dimensione di provinciale non dobbiamo assolutamente perderla. Quindi secondo me faremo un cambio di rotta, non tanto un discorso di budget. Nicola, credo che proprio la scelta di confermare coach Maffezzoli sia proprio in questa direzione, perché la squadra con lui nell'ultimo periodo in cui è stato il capo allenatore di Avellino dimostrava questa grandissima anima. Assolutamente, perché lui è in linea con questa situazione, perché lui è uno che deve dimostrare tutto, è l'occasione, diciamo, della sua carriera, e quindi lui, come giocatori che arriveranno, verranno ad Avellino perché è il miglior posto dove possono ambire ad essere, e saranno contentissimi e avranno grande energia da mettere in campo. Senti, a proposito di però chi verrà... Però scusami Leo, ma ci sta dicendo anche qualche amabile bugia, Nicola, anche perché i nomi che si stanno facendo in questa fase di mercato sono nomi che, intrigano. Sì, però incarnano un po' lo stile lupo, diciamo, no? Di quello di cui parlate. Adesso io non so quanti ne potrai confermare, però avrai visto anche tu, c'è addirittura una foto che ti ritrae con Brandon Taylor ad Avellino. Quindi se possiamo dire che quantomeno è un giocatore che vi interessa, no? Ed è un giocatore che ha fame. Certo, allora sono usciti dei nomi, ne sono usciti tanti, più o meno corretti. Faccio un esempio, Taylor è sicuramente questo profilo che ho detto. Ne sono usciti altri che speriamo, un giocatore che speriamo di chiudere presto. Perché dopo Ungheria, Romania e una Serie A2, Avellino è per lui il top. Ci sono altri invece che giustamente possono ambire a profili differenti, e quindi è giusto che faccia la loro scelta. Ma anche dei nostri giocatori attuali di questa rosa, quelli che ci tengono un po' troppo in ballo, che non lo sanno eccetera, se non lo sanno allora già no, andiamo avanti. Vorremmo darci questo imprint qui per questa stagione e per tutte le stagioni a venire. È chiaro, diciamo, tra i nomi che sono usciti fuori anche Cepel è un altro giocatore che incarna un po' quello stile lì, no? Un altro guerriero, volendo. Beh sì, assolutamente, perché lui è quel tipo di giocatore lì, è un giocatore non tanto di fioretto, è un giocatore con la clava, e secondo noi sarà una stagione dove la clava servirà. Nicola, a proposito di motivazione, l'ultima, tu hai detto abbiamo avuto un tributo di pubblico nelle ultime partite importante. Cioè, secondo me uno dei giocatori simbolo di questo Avellino è Kiefer Sykes, che è un giocatore che tu hai portato ad Avellino quest'anno e che penso adesso valga più o meno 3 volte tanto quanto l'avete pagato voi, perché è stato protagonista di una stagione incredibile e penso sia un altro di quelli che in campo ha messo tutto quello che avevano, la famosa fame di cui parlavamo. Sì, Kiefer, esatto. Kiefer è un lupo, vero. Kiefer in questo momento sta provando l'NBA, quindi forse 3 volte non basta neanche. Purtroppo non lo potremo trattenere, però troveremo il prossimo Kiefer Sykes sicuramente. Perfetto. Caro Nicola, spero insomma di vederti presto anche qui nei nostri studi. È stata una bellissima chiacchierata, ti ringrazio davvero di cuore e forza Avellino. Grazie.
Grazie ragazzi, grazie mille, un abbraccio. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie a Nicola Alberani. Dobbiamo dire, Leo, che davvero, anche se la Serie A ancora deve terminare, è bello anche vedere questa grande programmazione di Avellino e il fatto che comunque non si vuole far trovare impreparato e che sta pianificando un futuro che può far star tranquilli i tifosi che affollano gli spalti del Palo del Mauro. Beh sì, ma Nicola Alberani tra l'altro è un professionista giovane ma con grandissima esperienza, sa che questi sono tempi importanti per andare a progettare la prossima stagione, quindi è chiaro che Avellino dopo questa conclusione sia pronta e voglia correre, insomma, ha le idee chiare, si capisce. Eh sì, parliamo anche di queste semifinali di Serie A dove non c'è Avellino, perché l'abbiamo detto, è uscita secondo me anche immeritatamente da Milano, forse ha avuto anche, come dire, quella sorta di paura di fare l'upset, come si suol dire, nel senso che Milano in certi momenti ha fatto valere un po' di più quella presenza fisica, soprattutto sotto i tabelloni, però è una serie di playoff che aveva dimostrato che Milano avesse dei limiti, arriva Sassari e la spazza via 3-0. Beh, la spazza via nel 3-0, in realtà la batte vincendo e convincendo, comprese gara 2 e gara 3 che sono state due autentiche battaglie, e secondo me è lì che vengono fuori ancora di più i meriti di Sassari, che è sicuramente una squadra che è arrivata a questa post-season con condizioni sicuramente migliori di Avellino. Avellino ha avuto degli infortuni, ha perso per strada di nuovo Demetri Nichols, ha perso Patrick Young. Sassari arrivava da un filotto di vittorie importante, da una vittoria europea importante, grandissima fiducia, e quella fiducia poi è venuta fuori principalmente in gara 2 e in gara 3, quando si trattava di confermare ciò che di buono era stato fatto in gara 1 e soprattutto quando si trattava di rispondere e reagire ad un Olimpia Milano che comunque in gara 2 e in gara 3 ha giocato probabilmente anche meglio di come aveva fatto con Avellino, ma è stata comunque messa a spalle al muro dalla formazione isolana, che davvero è la grandissima rivelazione di questa seconda parte di campionato, sta facendo benissimo. E invece dall'altra parte del tabellone c'è questa sfida intrigante, stiamo parlando di Pozzecco che conquista la finale, dall'altra parte c'è Venezia contro Cremona, e Cremona che ha già vinto la Coppa Italia, devo dire la verità, non sai quanto sono stuzzicato da una finale Meo Sacchetti contro il Pozzo. Beh sì, l'avevamo detto, no? Sono due... Anche se Venezia al momento sono 1-1 e Venezia diciamo ha riconquistato il fattore campo, ha conquistato il fattore campo vincendone una a Cremona. Sono due anime libere di questo, della nostra pallacanestro, Sacchetti e Pozzecco. Spesso e volentieri si parla di loro come dei gestori, dei giocatori, degli allenatori che gestiscono il gruppo. In realtà sono allenatori e allenano. In particolare Sacchetti l'ha dimostrato vincendo tutto ciò che c'era da vincere. Il Pozza a Sassari sta facendo comunque un capolavoro assoluto, ti ripeto, vedere la sua Sassari sull'1-0 andare a vincere gara 2 a Milano contro quella a Milano fa capire che in questo momento lì gruppo e allenatore sono una cosa sola e davvero giù il cappello. Tra l'altro Sassari ci ha regalato delle partite bellissime che qualsiasi appassionato sono sicuro avrà gradito in queste serate, grandissimi playoff. Senti Leo, chiudiamo questo capitolo con la Serie A2. La settimana scorsa abbiamo avuto qui nei nostri studi Nello Longobardi, il presidentissimo, il patron di Scafati, che ha paventato anche l'ipotesi di, come dire, mollare tutto, di lasciare per poi trasferirsi a Roma e dare una mano alla Virtus Roma. È uno scenario che ad oggi, 3 giugno, c'è ancora? Ma è uno scenario che resta aperto, poi bisognerà fare le valutazioni, chiaramente dovrà farle Nello Longobardi, che ci ha parlato a cuore aperto, ha parlato delle sue ambizioni, ha parlato un po' delle sue delusioni per una piazza, quella di Scafati, in cui probabilmente la Serie 2 ormai è considerata una certezza, quando non è così, è un lusso per una piazza importante campana come quella, essere da 20 anni in Serie A. E serve un segnale, a mio avviso, un segnale che deve arrivare dalla piazza. Nel frattempo però Longobardi è tentato da questa esperienza romana, dalla possibilità appunto di salire di livello, di andare nella capitale ad affiancare Toti. Vedremo anche se l'affiancamento può essere effettivamente una cosa per lui, visto che è sempre stato un po' un presidente molto attivo, no?
sia nella formazione della squadra, eccetera, eccetera, però vedremo. Sì, è uno scenario ancora valido, che resterà valido secondo me almeno per qualche altra settimana, staremo a vedere. Io dal canto mio spero che la piazza di Scafati comunque resista e non muoia, perché ormai è diventata una delle costanti della nostra pallacanestro. Scafati c'è stata negli ultimi 20 anni e spero ci sia ancora. Allora, questo capitolo della Serie A e della Serie A2 si chiude qui, magari proveremo a riaprirlo anche in corso d'opera se dovessimo avere delle piccole sorprese, però a questo punto ci fermiamo e subito dopo la pubblicità parleremo di Serie B, perché c'è un playoff dove è impegnata Salerno, ma anche e soprattutto parleremo di Napoli Basket. Ci sono delle novità, avremo qui nei nostri studi il general manager di Napoli, Antonio Mirini, ma ora ci fermiamo, pubblicità.